Benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente nuovo video haul. Ho fatto un giretto in Duomo, ad Arese, comunque vari negozietti. E oggi appunto sono qui per mostrarvi tutto il mio bottino. Ho preso un sacco di cose, Stradivarius, Bershka, Zara, sono andata anche da Pradina. Ho preso delle scarpe strafighe Primark, di tutto e di più. Da Bershka questa felpetta qui, bellissima, mi piaceva un sacco il colore ed era l'unica rimasta, per fortuna era anche una M, di questo colore azzurrino. Sto notando che ci sono diverse collezioni di questa tonalità di azzurrino e devo mettere che mi piace. Perché l'ho presa? Perché ha tutti questi disegnini super cute, c'è la farfallina, dei fiorellini, dietro è proprio super decorata con tutti i fiorellini e le varie scritte, e davanti c'è scritto Stay Free Club, e al cappuccio, morbidissima, veramente mi è tutto bellissimo. Brecky, non pensavo di avere un disturbatore qua con me. Pagata 29,99€ e nulla, come lunghezza comunque è abbastanza corta. Questi li ho avuto tantissimo in casa, ma anche per quando vado a fare la spesa, portare fuori i brachi. Sono veramente un must have. E dentro, non so se ve l'ho detto, ma è tutta pelosina, quindi veramente pazzesca. Poi, sempre da Bershka, ho sacchetti diversi perché sono andata in diversi negozi, ogni volta litigo con le commesse di Bershka, però ci sono sempre cose molto carine. E ho preso diversi toppettini, come questo marrone, molto semplice, con lo scollo qui quadrato, e questa specie di choker fatto a maglia, così che qua ci sia tutto il petto scoperto, e poi la spallina, continua a cadermi questa spallina maledetta. Comunque appunto che ci sia il petto scoperto, però poi qua c'è il collo un pochino più ricoperto. A costine, questo marrone mi piace molto, non ho tanti top marroni, quindi ho detto aggiungiamone qualcuno alla mia collezione. E materiale molto morbido. Questo pagato 15,99€, ho preso una S. Ah, anche la bustina in realtà che davano è molto carina, invece che il solito sacchetto in cartone regalavano questa qui. Dopo vi farò vedere un'altra giacca che ho preso, però sono un po' in fissa col nero, lo so che non compravo più praticamente niente di nero. Una volta avevo solo mood nero, mi vestivo solo di nero, ora sono più sul nude, bianco, comunque il nero non mi andava più tanto, però ultimamente ho voglia di qualche toppino nero. E ho visto questi da Bershka super belli, quindi che fai, non lo prendi? Allora, questo in realtà è molto semplice, però risaltava molto bene il seno avendo questa cucitura centrale, quindi per tutti i giorni secondo me è molto carino, c'era anche in altri colori volendo. Pagato 15,99€, sempre taglia S, veramente bello, anche lui ha costine. Mi piace un sacco questo. Poi ho preso questo, raga, bellissimo. È sempre un top, con sotto tutti questi appunto Swarovskini attaccati solo dalla parte davanti, mentre dietro ha la schiena scoperta con questo laccetto che si va a fare appunto un piccolo nodo per tenere fermo il tutto, così capisco che non renda al massimo, poi però ci saranno le clip in cui lo indosso e mi è piaciuto un sacco. Per una volta ho trovato un toppino nero che è coperto perché comunque è molto accollato, però cioè, ha il suo perché, con queste piripiripi sul fondo. Veramente, veramente carino. Madonna, sto spallino! Ci litigherò, entro fine video, sì sì. Questo è costato un pochino di più perché l'ho pagato 35,99€, sempre taglia S. Il materiale è più pesantino, quindi ideale secondo me per la sera. È tipo un maglioncino, perché se lo apro è proprio sì, a maglia. Quindi completamente diverso dalle magliette che vi ho mostrato prima. E ce n'era anche una molto carina, tipo con questo filamento sempre di piccoli glitterini, tutto quanto appunto in diagonale così, però non era la mia cosa, non mi stava particolarmente bene. Se trovo una clip, avevo fatto tipo le piccole foto boomerang, ve la lascio in camerino, perché appunto non mi aveva convinto, mentre questo era veramente bellissimo. Maniche lunghe, per me questo tiene anche un bel po' caldo, tranne per la schiena che è scoperta, però. Particolari! Una cosa che non c'entra niente, ma ho preso anche dei piccoli evidenziatori pastello, cioè verde, violina, lilla, rosa, giallino. Erano super cute. In realtà mi servivano, era l'ultimo rimasto, ho detto perché no? All'inizio pensavo che avessero rubato quello azzurrino, perché di solito c'è anche l'azzurrino, no? Invece no, c'erano solo questi colori qua. Ma quanto sono carini, poi sono veramente minuscoli.
super bellini. E quindi niente, questi piccoli evidenziatori pagati 7,99. Infine ho preso quest'altro top nero, questa volta smanicato. Questo l'ho pensato principalmente per fare i video, comunque per avere qualcosa di nero in più, perché dopo un po' comunque le magliette che ho mi stancano. E appunto per i video secondo me è molto carino, perché ha questa righetta al centro bucata con tutta sempre questa catenella glitterata. Quanto è bello anche lui, pagato 19,99, sempre taglia S. Questo veramente fa tanta tanta scena, questa righetta. Proprio bello, l'avevo visto anche da Fashion Nova, ma non l'avevo mai acquistato. E niente, quindi ho ceduto e l'ho preso da Bershka. Avevo preso altro da Bershka, sì. Ho preso anche questo maglioncino bianco. Come per il top marrone, ha questa parte scoperta. E poi qua sopra c'è questo colletto un pochino più alto con anche la cerniera questa volta. Molto morbidoso, è veramente morbidissimo. Anche di questo forse c'erano altre colorazioni. Pagato 25,99, taglia S, questo non l'ho provato. Quindi non so se mi starà bene, però mi auguro di sì. I maglioncini di Primark, cioè. I maglioncini di Bershka comunque mi piacciono sempre un sacco. Ne ho diversi tipi e sono davvero morbidi. Bello, bello, bello. Quindi questo era Bershka, mi pare di aver fatto vedere tutto. Continuiamo con Stradivarius. Allora, qui ho preso due chicchine. Mi avete chiesto in tantissimi dove avessi preso il piumino nero da Stradivarius. Infatti questo l'ho già utilizzato. Un classico piumino nero. Non è né troppo lungo né troppo corto, quindi arriva perfettamente ai fianchi. Leggermente più lungo sarebbe stato troppo per coprire bene il sedere, però niente, lascia un po' di chiappetta scoperta. E mi piace perché è lucido, morbidissimo, ha il collo bello alto, ha sia cerniera che bottoni, secondo me un plus, perché solo cerniera non mi piace che si veda la cerniera, solo bottoni è un po' uno sbatti magari star lì a chiuderli ogni volta, cerniera più bottoni, raga, pazzesco. E qui sotto ha anche questo filetto per stringerlo volendo, quindi per farlo ancora un pochino più pim, invece che lasciarlo slargone. E quindi veramente bello. In realtà non lo volevo nero, come vi dicevo io non vestivo più nero, però c'era solo la M di questo, l'XS era troppo piccola, la XL era troppo grande, non c'era una via di mezzo, e quindi vabbè, ho preso una M nera. Sono tornata ieri e finalmente c'era il colore che volevo io! Eccolo qua, cioè quanto è bello! Questo colore è veramente bellissimo. In realtà io l'avrei preso solo di questo colore, però siccome non ho giacche nere, ho detto potrebbe servirmi una giacca nera in futuro. E quindi niente, sono contenta di averlo trovato anche nudino. Questo l'ho pagato 45,99 e come vi dicevo è una M. Veramente, veramente bellissimo. Mi piace un casino. Poi veste proprio bene, è comodissimo, tiene caldo e non è troppo pesante. Ah, non vi ho detto, ma la manica c'è anche questa parte che va a stringersi, quindi non vi entrano spifferi. È fatto benissimo, cioè mi è piaciuto veramente un sacco appena l'ho visto. Ho pensato, mio. Poi ho preso un'agendina, queste qua sono comodissime per organizzarsi giorno per giorno. Io di solito scrivo i video che voglio fare e magari le sponsorizzazioni che ho, eccetera eccetera, così non mi dimentico niente. C'erano diverse fantasie, ma in negozio ho trovato solo questo con i fiorellini. È uno dei pochi Stradivarius che comunque fa anche degli oggettini per casa molto molto carini. E quindi niente, l'ho assolutamente preso. C'erano anche agendine, astuccini, veramente un sacco di cose super cute. E questo qua mi piaceva un sacco, visto che ho finito quella dell'anno scorso che avevo preso invece su Maison du Monde. Ma sono andata anche nella Maison du Monde e non ne avevano altre, e ho voluto prendere lei. Poi ho voluto prendere questi calzettini bellissimi, hanno un materiale veramente super 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 soffice, pagati 5,99, sono abbastanza alti, li metterò tutti anche a lavare, quindi li ho pensati per stare in casa così super morbidosi quando è freddo i piedini, veramente belli. Cosa stai facendo, Brachi? E poi questo pigiamino veramente veramente morbido. Cioè, io sono rimasta un po' sorpresa perché è morbido sia dentro che fuori. Dentro un pochino meno, cioè tipo la cucitura. Però è comunque super soffice. Secondo me mi terrà anche un bel po' caldino. È comunque super leggero. E alla fine ha tipo la... Ogni volta mi dimentico come si dice sta cosa! Cioè, è più forte di me. Lattuga. Era lattuga. Mi sono impegnata questa volta per ricordarmelo. Vabbè, fatto sta che il pantalone costava 15. Mi si è attaccato lo scotch addosso. Quanto può essere stupido, Brachi? Troppo.
15,99. Ho preso una M, ma non l'ho provato, quindi speriamo che mi stia bene. Il pigiama di solito prendo una taglia in più perché voglio che sia comunque comodo. Quindi questo qui. E poi ovviamente c'era anche la parte sopra, un po' da nonnina, devo ammettere, con i bottoncini, però era così morbido che non potevo non prenderlo. C'erano anche altre colorazioni e voi mi avete consigliato tipo lilla, però ho ceduto e l'ho preso nude. Siamo andati da Primark, ovviamente ad Arese, e... Ma questo per chi è? Per chi è? Non riesco a guardarlo. Perché è questo polipetto? Ci sono un sacco di giochini, comunque cose per animali, ciotole, e avrà chi gli piacciono un sacco questi qua di Primark. E questo, aia, aia, le tue unghiette fanno un po' male le gambe. È un polipetto, l'ho pagato 5 euro ed è veramente super carino. Ora gli stacchiamo tutte le etichettine, stai buono, che se no te le mangi. Quanto è carino. Braki, sei pronto? Lo vuoi? Vai! Corriere! Invece, per me, ho preso altri calzettoni. Secondo me i calzetti vanno assolutamente presi da Primark. E questi qua sono proprio pelosini. Sono leggermente meno morbidi rispetto a questi qua di Stradivarius, però sono più pelosi, cioè secondo me più pesanti, ecco. E questi qua li ho pagati 3 euro. Solo 3 euro! Cioè questi qua 5,99 ed è uno. Un'altra cosa che mi piace un sacco di Primark sono le lenzuola, sono veramente morbide. Questa è la linea Luxury Cotton ed è praticamente il copriletto, quindi quello con gli angoli. Pagato, quanto sei costato? 18 euro. Veramente belli questi qua, sono troppo morbidi. Bianco e, opa, grigio. Quindi abbiamo preso due tonalità, bellissimi. Poi, così a caso, ho preso un piegaciglia, potrebbe sempre servire. Quanto sei costato tu? 1,50. Degli strofinacci, questi erano carini, con diverse fantasie per la cucina, così buttiamo quegli scrausi ormai dell'IKEA che si sono rovinati un sacco. Tutti sul nudino, questo con le palmine era il più carino. 5 euro e ce ne sono 4. Riccardo si è preso dei classici calzini e poi io ho preso questa colla della Duo nera. E questa qui la uso solitamente quando faccio l'eyeliner e poi devo applicare le ciglia finte, quindi voglio che comunque la colla non si veda. Mentre se non applico l'eyeliner metto quella trasparente. Non so quanto l'ho pagata questa. Mi stavo dimenticando la cosa più bella che ho preso da Primark, ovvero questo! È un set letto super peloso. Cioè, raga... Non so se mi sono spiegata, ma è veramente peloso dentro. Cioè, questo qua ti dà un caldo che voi non avete idea. Con i fiocchi di neve, cioè super natalizio poi. Cioè, guardate che bello. Quindi dovrebbe fare il letto così. Si vede? Spero di sì. Questo forse l'abbiamo pagato un po', vabbè, 35. Di solito comunque i completi per dormire costano molto molto di più. E mi piaceva anche perché ha sia il copripiumino che i due cuscini. Cioè, è troppo troppo bello questo. Non vedevo l'ora di spacchettarlo. Adesso fa ancora un po' caldino per metterlo, però questo inverno sicuramente lo utilizzeremo. E mi piaceva troppo, troppissimo. Cioè, è di un morbido, ma di un morbido. Che bello, io non vedo l'ora di utilizzare. E dentro è così bianchino. Passiamo a un paio di scarpe. E sono andata in questo negozio vicino sul Duede in San Babila, che aveva tantissimi UGG. Infatti quando voglio comprare degli UGG vado sempre lì. Non mi ricordo il nome del negozio, però è proprio accanto al Subduede, lo vedete. E sono entrata appunto per vedere degli UGG. E poi ho visto questo nuovo brand che non conoscevo, ovvero Windsor Smith. Non ho idea della pronuncia. E c'erano questi stivaletti super cute. C'erano diversi modelli, ma questi mi hanno rapito il cuore perché avevano tipo la punta quadrettata, bellissimi. E quindi niente, adesso ve li faccio vedere. Veramente, veramente belli. Diciamo che la scatola è un po' sporchina. Non mi piace quando, cavolo, compri una cosa nuova e te la danno un po' usurata, cioè nel senso non perfettamente curata, però le scarpe mi sembrano abbastanza pulite. C'è il simbolino del torello qui
E mi hanno detto appunto che dovrebbero essere abbastanza comode. Io le ho provate, avendo questo tacchetto comunque bello grosso. Lo sembravano, vedete che bella la punta quadrata. E questa parte, essendo comunque molto molto attillata, slancia un sacco la caviglia, la gamba. E poi c'è il piede un pochino più tozzo, però io amo quando appunto il piede è un pochino più grosso. Infatti mi piacciono un sacco anche le Balenciaga perché sono proprio grosse. Non so, mi piace avere le scarpe boom, un po' come le braccia. E qui niente, sono molto soddisfatta di questo acquisto. Pagate 140 mi pare. 140 e qualcosa. E niente. Non vedo l'ora di indossarle. Non so se tenere questo qui per lasciarle appunto la forma, così che non si rovinino. E ho preso un 38. Ecco, questa è una cosa particolare perché di solito uso un 37 di tutte le scarpe, anzi di alcuni tacchi pure il 36, mentre di questo ho dovuto prendere il 38 perché erano molto strette qui in questa zona e quindi uno le infilavo con fatica e due proprio sbattevo, mi facevano male dietro, quindi una taglia in più vi consiglierei. Poi magari il mio piede è strano per questo tipo di scarpa e per altri non è così, però appunto io prenderei un 38. Zara, sono andata sia da Zara Home che da Zara Classico e in realtà non ho preso chissà cosa. Ah, vabbè, questo lo faccio vedere dopo. Niente. Ho preso una tuta, che strano, c'erano diversi colori. Io ogni anno prendo una tuta da Zara, cioè proprio tipo, cosa fai da Zara? Compri una tuta. L'ho presa marrone, perché Brecky ha ben deciso di bucarmi quella dell'anno scorso e ho tipo un buco così nelle chiappe e quindi ho preso questo, che in realtà è un marrone ancora un pochino più caldo e preferisco. Dentro, che neanche ve lo dico, è morbidissimo, proprio pelosina come piace a me. Pagata 15,95 la parte sotto, ho preso una M. Questa non l'ho provata. Incrociamo le dita che non sia troppo grande, in caso farò arreso. E poi ovviamente ho preso anche la parte sopra. C'erano diversi modelli con il cappuccio, senza cappuccio. Io l'ho presa senza. E questa l'ho pagata 9,95. Veramente super super economiche. C'era anche azzurrina, tipo la felpa di Bershka che ho preso. Quella azzurrina un pochino più power. Però non lo so se la userei per uscire proprio una tuta completa azzurra così. Mentre questa ovviamente neanche ve lo dico. Adoro la follia. Poi ho preso un top verde militare, molto easy, però ha la manica tre quarti, quindi si ferma un pochino prima. Preso una taglia M, neanche questo l'ho provato. Sono tutte cose di Zara che ero di fretta, tipo verso ora di cena quando hai fame e non vuoi più provare nulla. E quindi l'ho comprata perché mi piaceva il colore, ma non so esattamente come mi sta. E secondo me con un jeans un pochino chiaro, con degli strappetti, sta da Dio. Pagato 9,95, taglia M, niente, speriamo bene che stia giusto. E non è un crop, nel senso arriva sotto l'ombelico come lunghezza, quindi tiene anche caldino il pancino. Infine ho preso questo vestitino, molto bello il colore, e mi ha colpito perché in vita si stringe tantissimo, cioè penso che lo vediate anche da così senza indossarlo, che praticamente fa proprio pshu. E quindi poi c'è la gonnellina un pochino più larga e non lo so, mi ispirava un sacco il fatto appunto che avesse questo colorino, avesse questa forma che dovrebbe proprio andare a risaltare tantissimo il punto vita e allargarsi nei fianchi e poi a costine, cioè tipo 1 più 1 più 1 uguale top per me. E quanto l'ho pagato questo? 29,95. Niente, mi piaceva un sacco, speriamo che mi stia bene. Lo scopriremo tra 3, 2, 1... Zara Home invece cercavo un porta mestoli, ma non ho trovato niente di che. Però per cambiare un coso orribile che abbiamo per tenere le spugne, ho trovato questo. Se riesco ad aprirlo senza romperlo, quanti giri hanno fatto gli amici Fritz. Eccolo. So che è un video di vestiti, vi giuro che questa spallina vorrei legarla così, mi sto facendo arrabbiare, mi sto arrabbiando seriamente. Questo qui, quindi qua si può mettere le spugne e qua c'è il robino per schiacciare il sapone. Avevo appena comprato un sapone per le mani perché noi per le tessive usiamo un
cosino che mi ha regalato mia mamma, che direttamente schiacciando esce il sapone con la vabbè, non mi sa spiegare. Il fatto sta che non lo useremo questo per il detersivo, ma penso che ci metteremo il sapone per lavarci le mani. E niente, era molto carino, c'era anche bianco, ma siccome noi abbiamo la cucina in marmo nera, l'ho presa nera. Pagata 17,99. Non è poco, però le cose di Zara Home sono abbastanza costosine. Quindi secondo me poi ci sta molto bene la cucina rispetto a quello che abbiamo di Ikea, con tipo tutti i buchini, poi con l'acqua si è tipo diventato mezzo a macchiette. Orribile, orribilante. Diciamo addio a questo coso obbrobioso e benvenuta nuovo. Quanto è cute. Carino. Ah, questo era quello che vi dicevo, che schiacci ed esce il sapone, è veramente comodissimo. E infine il regalino che mi sono fatta e l'ho lasciato alla fine, ovvero Pradina. Allora, in realtà stavo cercando il regalo di compleanno per Rompino, poi mi sono per caso, mi sono inciampata da Prada così in un secondo e era tantissimo che volevo questa cosa, però rimandavo sempre perché costa parecchio per, cioè, per essere un accessorio che non è che ci usi tutti i giorni. E mi fa ridere perché ogni volta che vado tipo in un negozio così, Prada, Balenciaga, eccetera, non sono mai sicura. Aspettate. Opa. Secondo me se qualcuno di questi negozi sta per caso guardando questo video si metterà a ridere. Intanto i commessi super gentili mi direte, vabbè, ci crede, è un negozio luxury. Però non sempre tutti lo sono, ma quelli che ho incontrato appunto le ultime due volte, veramente troppo dolci. Fatto sta appunto che ogni volta che entro non sono mai sicura di voler comprare o no, e mi dispiace dire no, non mi interessa, no, così, no, colà, no. Quindi faccio finta che sia un regalo. Sono pazza, lo so. E così appunto ho un po' di tempo per pensarci, perché ovviamente un regalo è diverso da una cosa che vuoi te. Quindi devo tipo dire adesso mando una foto per conferma, per comunque sai che quando devi fare un regalo mandi la foto a tutti. Infatti lei mi fa, ah allora ti porto anche altri colori. Mi portava tipo 50 cose e io là così a fotografare, a provare a fotografare. Poi in realtà era per me, però mi sono fatta fare anche il pacchetto regalo. Guardate che carino. Con il fiocchetto. Super cute, questa scatola ovviamente stralatengo. E quindi niente, questo per dire che sono una rimbambita, che però secondo me dire che un regalo ti dà più tempo, no, per pensarci, mentre se già dici è per me ti cercano di convincere, cioè ok, è il loro lavoro, però appunto mi mette un po' di ansia dover subito decidere se comprarlo o meno. Invece così ci posso pensare, fare i miei giretti, tornare, bla bla bla. Fatto sta che quando l'ho provato poi ho detto lo voglio. Quindi cosa ho preso? Andiamo ad aprire. Pam pam pam. Raki, non guardarmi così. Avete già capito? Si tratta del cappellino! Allora, Riccardo quando ho scoperto che l'ho preso mi ha detto, ma tu sei pazza! Sì, sono pazza, ma cioè, avete presente quando avete proprio la fissa che lo volete? Ecco, per me era così con questo cappellino. Poi l'avevo visto sempre nero in giro e mi piaceva un sacco. Quando l'ho visto nude, spostatevi tutti! È fatto benissimo, ovviamente le cuciture sono pazzesche, anche l'interno è tipo non so come dire, comunque rivestito, c'è una doppia cucitura e quindi tiene il cappellino perfettamente su. E tutti quelli che ho preso ovviamente che costavano un decimo erano molto mosci, rimanevano sempre appunto con la parte sopra schiacciata, mentre questo qui, cioè, rimane perfetto, è veramente bellissimo. C'erano tantissime colorazioni, io pensavo ci fosse tipo solo bianco, nero, così. Invece c'era anche rosa, rosso, giallo, tipo super acceso, tantissimi colori. E quindi niente, ne ho provati un po', tipo ho provato bianco, grigio e alla fine ovviamente ho preso nude. Questa è una taglia S, ci sono anche diverse taglie e guardate come sta bene, cioè mi viene da piangere, è troppo bello. Mi piace un sacco, vabbè, con questo outfit tipo ci sta malissimo, però immaginatelo già con tipo un outfit un pochino più street tutti i giorni. Wow. Sono innamorata, vorrei tenerlo sempre in testa. È ognuno un pochino particolare, non è uguale magari ad altri colori che ho. E appunto con la giacca di prima, vedete, è molto più scuro.
Però è bellissimo in nylon, come la borsa nera che ho, mi piace tantissimo. Sono abbastanza soddisfatta, non ho trovato tantissime cose invernali, devo essere sincera. Penso che con il Black Friday proverò anche a dare un'altra occhiatina, anche se con il Black Friday ogni volta tipo tutte le cose belle non sono scontate. E guardo sempre la nuova collezione, non so che mi capite. Mi sono accorta che mi sono dimenticata di farvi vedere due cosine, ovvero queste di Pull&Bear. Ho preso altri calzetti con i cuoricini scuri e più chiari, pagati 3,99, anche questi molto molto lunghi, ma bellissimo questa fantasia così. E poi questo set con sotto il ciclista tie-dye lilla, con anche la parte sopra, cioè quanto è carino. Questo ovviamente ormai facendo freddo, per stare in casa con magari sopra un cardigan o comunque una felpozza. Bellissimo, mi è piaciuto veramente un sacco. E questo ho pagato 15,99. La parte sopra ho perso il tagliandino, quindi non so quanto l'ho pagato, però mi piaceva un sacco. Quindi niente, queste erano le ultime due cosine. Nulla, questo era tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!